Stefano non solo è un software developer, ha creato diverse community, ha creato gli Accessibility Days, ma forse non tutti sanno che Stefano ha anche uno zampino in questa conferenza, in questa giornata, perché è stato uno dei fondatori del CLSX, che poi si è evoluto in ICM Italia. Perciò, insomma, diciamo, sono veramente contentissima di darti il benvenuto, e ti lascio lo spazio per subito presentare. Grazie Mara. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, prima che qualcuno fugga, devo fare una premessa. È vero, durante questa sessione parleremo molto di disabilità e persone con disabilità, perché qualcuno potrebbe pensare che è un argomento che non lo interessa, se non sarò sicuramente io a giudicarlo se non volesse rimanere. Ma in realtà, negli argomenti che parleremo, vedremo tante cose che non vanno a beneficio solo delle persone con disabilità, ma veramente di tutti, compresi voi stessi, magari tra qualche anno. Capiremo più avanti cosa intendo. Perciò il mio consiglio è quello di rimanere sintonizzati. Per iniziare, ho pensato di mettere questa bella foto dall'ultimo summit, l'anno scorso a Milano, la foto di gruppo finale, in quella in cui eravamo tutti felici e soddisfatti alla conclusione di quel bellissimo summit. Non l'ho messa per far scendere una lacrimuccia, ripensando ai tempi in cui si potevano fare gli eventi in presenza, ma perché volevo porvi questo ragionamento. Se in quell'occasione ci fosse stata una persona con disabilità, che a causa di una barriera architettonica, come anche una semplice rampa di scale, non avesse potuto raggiungerci, io penso che chiunque di noi avrebbe fatto di tutto pur di farle superare quell'ostacolo, compreso persino sollevarla di peso. Eppure, di continuo con le nostre azioni, rischiamo di andare a creare consapevolmente delle barriere per alcune persone. Non lo facciamo con cattiveria, ma solo perché non conosciamo alcune problematiche e non abbiamo mai avuto contatti con certe realtà come quelle della disabilità. Ora, l'esempio della rampa di scale era un esempio immaginario, giusto per farvi capire. Ma posso fare un altro esempio molto attuale, decisamente meno appariscente, ma dalle stesse conseguenze. E per questo, se volete, è decisamente più subdolo. Quante discussioni ci sono state negli ultimi mesi, sin dal primo lockdown, su quale piattaforma fosse migliore usare per fare eventi online? Infinite. E secondo voi, quante delle persone che rispondevano a queste discussioni si erano accertate che le piattaforme che andavano a proporre fossero effettivamente accessibili? Cioè utilizzabili da tutte le persone, comprese quelle con disabilità. Tra parentesi, parlando solo delle disabilità visive, in Italia abbiamo oltre 1,5 milioni di persone, quindi non è che stiamo parlando di bruscolini, chiusa parentesi. Ve lo dico io, che avessero preso questa accortezza, praticamente non c'era nessuno. E sapete quante sono le piattaforme completamente accessibile, quindi utilizzabile da tutte? Tra quelle maggiormente note ce n'è solamente una, che è Zoom. Quindi il rischio di andare su una piattaforma che non sia completamente utilizzabile da tutti è molto alto. Se poi parliamo di siti web, non è che la situazione sia migliore, non esistono statistiche ufficiali, ma se vi dicessi che se non un 10% dei siti sono completamente accessibili, non andrei lontano dalla realtà. E questo purtroppo vale anche per i siti delle pubbliche amministrazioni, che pure dovrebbero sottostare a regolamentazioni come la legge stanca. Cosa si intende per evento accessibile? Negli ultimi anni si è spesso parlato di inclusività, facendo sì che quelle che di volta in volta erano delle minoranze si sentissero accolte all'interno della community. Un esempio su tutti, la partecipazione femminile nelle community informatiche. L'accessibilità è un po' l'altra faccia della stessa medaglia, dove più che di inclusione si parla di evitare l'esclusione di alcune persone a causa di barriere che abbiamo disseminato lungo il percorso. Persone che sarebbero interessatissime a partecipare alle nostre iniziative, con entusiasmo alle stelle, ma non possono farlo a causa di questi ostacoli. La prima cosa che viene in mente è il pubblico, cioè far sì che le persone possano partecipare appunto senza incontrare questi ostacoli.
ma potremmo anche avere degli speaker con disabilità, persone che, se messe nelle giuste condizioni, potrebbero fare delle ottime presentazioni. Oppure potremmo avere delle persone con disabilità all'interno del nostro staff. Queste sono tutte situazioni che, quando organizziamo eventi come gli Accessibility Days, per noi sono normalissime. Ovviamente non solo la parte di sessioni deve essere accessibile, ma tutto il resto dell'evento, in particolare i momenti di networking. Esistono diverse tipologie di disabilità. Oggi, a causa dei tempi stretti, non riusciamo ad entrare nel dettaglio. Semplificando enormemente, potremmo distinguerle in disabilità sensoriali, come la cecità o la sordità, disabilità motorie, o disabilità cognitive, come l'autismo e la dislessia. Ogni tipo di disabilità ha delle esigenze diverse che dobbiamo andare a gestire in modo opportuno. Normalmente, quando pensiamo alle disabilità, abbiamo in mente quelle permanenti, quelle che purtroppo accompagnano una persona per il resto della sua vita. Ma esistono altri due tipi di disabilità che, soprattutto negli ultimi anni, stanno assumendo una rilevanza molto importante: quelle temporanee e quelle situazionali. Temporanee, ad esempio una persona che ha subito un infortunio, oppure che sta recuperando dopo un intervento. Situazionali, che dipendono invece dalla situazione, ad esempio una persona che sta in una stanza rumorosa, in cui ad esempio ci sono degli operai che stanno lavorando in un cantiere, ovviamente sin dalle 7 di mattina, e perciò non riesce a sentire bene le informazioni che vengono trasmesse a voce, piuttosto un genitore che con un braccio sta cullando il proprio figlio e con l'altro braccio vuole usare lo smartphone. Poi che lo faccia per lavoro o per cazzeggiare sui social, quella è un'altra storia. Proprio ieri leggevo un tweet di Miguel Di Casa, un personaggio piuttosto noto tra gli sviluppatori, che raccontava come 7 anni fa, a seguito di un incidente, gli avessero ingessato per 3 mesi entrambe le braccia. Purtroppo lui aveva creato proprio in quel periodo la sua startup, credo si riferisse a Xamarin, e doveva lavorare. Riuscì a farlo grazie al fatto che il suo computer aveva dei software che gli consentivano di impartire comandi tramite la voce. Perciò, ecco, non è che parliamo di cose che non accadono. Un'altra cosa di cui dobbiamo assolutamente tenere conto è l'incidere del trascorrere degli anni sul nostro fisico, in particolare sui sensi quali la vista e l'udito. Un evento accessibile tiene conto anche delle esigenze di persone che non sono più ventenni. Per questo, all'inizio presentazione, dicevo che ciò di cui parleremo oggi può andare a beneficio anche di noi stessi, magari tra qualche anno. Prima di continuare, 4 avvertenze fondamentali, state ben attenti. La prima è che oggi non mi interessa tanto darvi la lista degli strumenti accessibili, quanto che capiate i principi e i concetti che stanno dietro a ciò che stiamo dicendo. Questo perché strumenti, soprattutto se parliamo di quelli informatici, con il rapido evolvere delle tecnologie, rischiano di cambiare in pochi mesi, mentre i principi, quelli valgono per sempre. La seconda avvertenza è che non dobbiamo ragionarla come da oggi dobbiamo fare le cose accessibili. Dobbiamo ragionarla come da oggi dobbiamo fare cose fatte bene, che di conseguenza sono anche accessibili. Questo perché le cose fatte bene sono a beneficio di tutti, non solo delle persone con disabilità. Anche qui faccio un esempio molto attuale. Pensate ai PDF con le varie normative che gli enti stanno pubblicando in questo periodo. PDF che spesso vengono pubblicati come scansione perché non usano un sistema migliore per apporre le firme. Purtroppo quelle scansioni non risultano illeggibili e quindi completamente inaccessibili solo alle persone non vedenti, ma anche a tutti gli altri, perché spesso quelle scansioni sono di qualità piuttosto scarsa. Piuttosto, con una scansione non si riesce a fare una ricerca testuale, cosa che invece si può fare con il PDF nel formato originale. Terza avvertenza, la cattiva notizia è che per parlare di ciò che stiamo discutendo oggi ci vorrebbero diverse ore, diciamo una mezza giornata, mentre oggi abbiamo pochi minuti. La buona notizia è che, come Accessibility Days, abbiamo già trattato nello specifico alcuni degli argomenti che vedremo tra poco. Abbiamo video di queste sessioni, perciò vi rimanderò direttamente a quelli. Guardateli perché contengono informazioni che sono oro. E a proposito di oro, quarta avvertenza, che è anche il punto purtroppo un po' più dolente dell'intera presentazione,
come non tutto ciò che è luce che è oro, neanche tutto ciò che viene dichiarato come accessibile effettivamente lo è. Questo ci è capitato spesso di riscontrarlo, anche un paio di occasioni recentemente, con due software che erano stati dichiarati accessibili, ma nel momento in cui delle persone con disabilità visive sono andate a utilizzarli, si sono rivelati non sufficientemente accessibili. Purtroppo oggi l'unico modo che conosciamo per accertarsi che una cosa sia effettivamente accessibile è quella di farla verificare da una persona con disabilità. Come possiamo fare se non conosciamo nessuno? Possiamo o rivolgerci a dei professionisti che svolgono queste verifiche per mestiere, oppure possiamo rivolgerci ad associazioni come la sezione locale dell'UICI, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che saranno ben disponibili di darci una mano. Quello che non va assolutamente fatto è limitarsi a seguire le linee guida su come fare le cose accessibili senza effettivamente farlo verificare da qualcuno che ne abbia le competenze. Questo perché si rischia di fare bruttissime figure, soprattutto nei confronti di persone con disabilità, che si creano delle aspettative nel momento in cui gli viene detto che qualcosa è accessibile, ma poi rimangono molto deluse nel momento in cui verificano che non è così. E vi possiamo garantire per esperienza che i feedback che si ricevono poi sono molto duri o, come si direbbe, decisamente severi ma giusti. Arriviamo finalmente a vedere come possiamo rendere accessibili i nostri eventi, o perlomeno più accessibili. Un'importante chiave di lettura per orientarci nelle varie situazioni ce la fornisce la definizione di design inclusivo fatta da Susan Goldsman, una dei pionieri di questo argomento. La definizione di design inclusivo è: non significa creare una cosa che possa andare bene per tutti, ma progettare diverse modalità di accesso in modo che tutti possano provare pienamente il senso di appartenenza. Ad esempio, un'informazione, noi potremmo convogliarla attraverso la voce oppure attraverso i sottotitoli, in modo da raggiungere le persone mediante due sensi, in questo caso l'udito e la vista. Entrano perciò in gioco dei concetti come multisensorialità e multicanalità, di cui vedremo degli esempi di applicazione tra poco. Una delle prime cose a cui si pensa quando si organizza un evento è la location. E qua entrano in scena le famigerate barriere architettoniche su cui in tanti hanno parlato, si è discusso, perciò non voglio dedicargli molto tempo. Nella slide c'è molta letteratura in merito. Nella slide ho riportato i link a tre guide frutto di una veloce ricerca su Google, perciò ne trovate sicuramente molto altro di materiale. Quello che voglio farvi notare è che per location non si intende semplicemente la sala, il locale dove si tengono le sessioni, ma anche il catering, lo spazio per gli espositori e così via. In questo periodo di eventi online, l'alter ego della location è la piattaforma stata per lo streaming dell'evento online. Anche qui abbiamo già parlato qualcosina prima delle problematiche a cui si può andare incontro. Una domanda che ci si può porre è sufficiente fornire l'accessibilità ai partecipanti o dobbiamo avere accessibilità anche per speaker e staff? È sufficiente l'accessibilità per i partecipanti? Una soluzione piuttosto semplice è trasmettere lo streaming anche su piattaforme come YouTube e Facebook che sono accessibili. Se abbiamo bisogno che sia accessibile anche per speaker e staff, la piattaforma deve essere accessibile nella sua interezza. Un'altra avvertenza è che spesso, oltre a queste piattaforme, si utilizzano in affiancamento anche dei tool che permettono attività di networking o collaborative. Fate attenzione perché spesso, soprattutto per attività collaborative, questi strumenti hanno delle componenti grafiche, tipo board e così via, che potrebbero risultare non accessibili. Perciò fate le verifiche del caso. Ok, siamo pronti a pubblicare il sito dell'evento. Qui entrano in gioco tutti i concetti relativi all'accessibilità dei siti web, per i quali anche qui c'è molta letteratura, eppure come Accessibility Days abbiamo trattato come argomento in diverse occasioni. Alcune avvertenze, senza mi dilungo su questo argomento, soprattutto se avete agende complesse, in particolare agende multitrack, state attenti che il materiale che pubblicate sul sito sia accessibile. In questo caso possiamo sfruttare anche il principio di multicanalità di cui parlavamo prima. Noi, ad esempio, per gli Accessibility Days abbiamo pubblicato l'agenda non solo nel sito, ma anche su un'app che ne forniva una versione semplificata,
come PDF accessibile, e la cosa è stata decisamente apprezzata. Un'altra avvertenza è che spesso si usano dei siti esterni per gestire le iscrizioni, ad esempio un Eventbrite, accertatevi che anche quello sia accessibile. Eventbrite, tra parentesi, lo è piuttosto bene. Ok, abbiamo pubblicato l'evento, siamo ora pronti a promuoverlo facendo tante attività di comunicazione. Qui entrano in gioco le sessioni che abbiamo già registrato come Accessibility Days, in particolare sulla comunicazione ne abbiamo due, una, la prima di Roberto Scano, una delle autorità in Italia per quanto riguarda il tema dell'accessibilità nelle tecnologie digitali. Nella sua sessione parla di comunicazione accessibile in senso generale. La seconda sessione invece è di Michele Landolfo, che entra nel dettaglio della comunicazione accessibile nei social network. Tra l'altro è abbastanza recente e si spinge a parlare fino a TikTok. Sicuramente sono sessioni che consigliamo molto sia community manager che anche social media manager. Ok, abbiamo fatto tutto bene, abbiamo una location accessibile, sito accessibile, abbiamo comunicato in modo accessibile il nostro evento, ma poi cosa succede se i nostri speaker fanno qualcosa che non è accessibile? Basta ad esempio delle slide di difficile lettura per alcune persone. Quante volte a delle sessioni capita problemi e persone con, diciamo, non più giovanissime, quindi con problemi fisiologici alla vista, che debbono in qualche modo allungare il collo per leggere scritte fatte con font minuscoli. Perciò, ecco, anche qui abbiamo due sessioni che abbiamo già registrato come Accessibility Days. La prima è di Lorenzo Barbieri, diciamo noto per i suoi interventi sul public speaking, che ci ha dedicato un'intera sessione su come fare public speaking in modo accessibile, sin dall'edizione della sessione fino alla pubblicazione del materiale post-evento. La seconda sessione è di Alessandro Scardova, che invece scende nel dettaglio del slide fatto in modo accessibile, quindi parla di contrasti di colori, font, tabelle e così via. Ciò che ci sentiamo di consigliare agli organizzatori di conferenze è sia di far vedere queste sessioni agli speaker, perché sicuramente può aumentare di molto la qualità dei loro interventi, sia di fornire agli speaker un template per le slide accessibile, in modo tale da evitare che ogni speaker debba reinventare la ruota, nonché soprattutto per andare incontro alle esigenze di speaker che potrebbero non conoscere bene questi concetti relativi all'accessibilità e quindi si trovano con il lavoro già avviato. Sottotitoli nelle sessioni. Questo è un argomento apparentemente semplice e che in realtà invece cela diverse complessità, tanto che come Accessibility Days stiamo pensando di dedicare una sessione di approfondimento. In breve, dall'altro che consentono di generare in automatico questi sottotitoli, facendolo con una qualità sempre maggiore grazie all'evolversi delle tecnologie, ma purtroppo con una qualità ancora non ottima e quindi non sono utilizzabili in quelle situazioni in cui serve una precisione assoluta e in cui certe informazioni potrebbero rischiare di essere stravolte. Ad esempio nelle comunicazioni che fanno in questo periodo gli enti governativi, in cui c'è anche di mezzo la salute delle persone. Dall'altro lato, l'unica soluzione oggi ritenuta completamente accessibile è quella di affiancare sia la sottotitolazione, ma fatta da una persona, quindi sottotitolazione manuale, alla traduzione con la LIS, la lingua quella dei segni, quella con i famosi gesti. Quindi usare entrambi i meccanismi in contemporanea, perché ci sono persone che riescono a interpretare un linguaggio e quali invece riescono a leggere meglio i sottotitoli. Comunque, in generale, i sottotitoli sono una di quelle situazioni che vanno a beneficio non solo delle persone con disabilità, ma veramente di tutti, per il concetto delle disabilità situazionali di cui parlavamo prima, per cui una persona che sta seguendo un intervento, soprattutto quelli online, potrebbe stare in una stanza in cui ci sono dei rumori di sottofondo. Grazie ai sottotitoli potrebbe comunque comprendere il contenuto di ciò che viene trasmesso. E per finire questa carrellata, il nostro evento è concluso. Cosa ci mancano? I moduli di feedback. Anche qui stiamo attenti, perché gli ultimi anni spesso vengono usati gli strumenti che consentono di fare dei moduli di feedback molto carini, molto fichi, con animazioni e così via, ma spesso anche qui si finisce per avere strumenti, moduli che non siano accessibili, quindi compilabili da persone con disabilità. A titolo di esempio, nelle slide vi ho riportato una conversazione su Twitter con coinvolta Typeform, un appunto delle aziende produttrici di questi software. E se andate a leggere i commenti vedrete che i giudizi sono piuttosto duri, come vi dicevo prima. Accessibilità non significa rinunciare a una bella grafica o animazioni.
se si fanno le cose fatte bene, si possono fare anche quelle. Però se non si è in grado di farle, meglio fare cose più semplici ma accessibili. Arriviamo finalmente alle conclusioni. Vale la pena fare un evento accessibile? Come in tanti casi in cui la risposta migliore dipende, dipende, anche qui bisogna diciamo fare tante contestualizzazioni. Sicuramente è impensabile fare un evento accessibile al 100%, andando a gestire tutti i tipi di disabilità, ma se già gestissimo le principali criticità, le principali tipologie di disabilità, faremo un salto avanti anni luce rispetto alla situazione attuale. Ci sono poi situazioni in cui i partecipanti magari non hanno disabilità gravi, però hanno comunque una certa disabilità e subiscono in qualche modo in silenzio situazioni non accessibilissime che creano loro qualche disagio. Perciò ecco, se riusciamo a risolvere queste problematiche, innalzando la qualità dell'evento, sicuramente tutti ne possiamo beneficiare. Ultimissima conclusione, con il 2020 è iniziata una nuova decade, sicuramente non è iniziata nel migliore dei modi, ma nel nostro piccolo cerchiamo di fare ognuno qualcosa per poter migliorare le situazioni. In un mondo ideale, questo dell'accessibilità è un argomento di cui non staremo neanche a parlare, sarebbe scontato. Purtroppo non è così. Sono 20 anni che si parla di accessibilità, perlomeno nelle tecnologie digitali. Forse finalmente si è iniziati ad arrivare a un buon punto in cui si inizia ad avere una certa sensibilità, lo stiamo riscontrando con gli Accessibility Days, ma il percorso è ancora lungo. Tutti insieme possiamo affrontare questa salita, che sicuramente non è semplice, e facciamo sì che tutti insieme in questa decade riusciamo a diffondere sempre più questo tema dell'accessibilità e renderlo sempre più scontato. Solo in questo modo potremo diventare tutti più liberi, autonomi e indipendenti. Grazie. Grazie Stefano, anche per te. I nostri applausi virtuali. E mancanza di meglio, ci accontentiamo. I nostri applausi virtuali. Bene, ci sono delle domande, io te ne farei subito una io e poi ti passo le domande del pubblico. Hai parlato spesso degli Accessibility Days, ci vuoi dare qualche info di contesto in più? Perché è un progetto molto rilevante, mi piacerebbe capirne un po' di più. Sì, allora, come diceva Mara all'inizio, io sono uno sviluppatore che da una quindicina d'anni porto avanti delle community di sviluppatori. Poi, diciamo, nel percorso della mia vita ho avuto l'opportunità, anche una fortuna direi, di conoscere un ragazzo che si chiama appunto Sauro Cesaretti, che è presente qui tra gli spettatori, che è una persona con disabilità visiva. E 4 anni fa abbiamo detto: ma perché non facciamo un evento in cui parliamo di accessibilità nelle tecnologie digitali? Quindi cosa significa fare un sito accessibile, un programma accessibile e così via. Lui tra l'altro fa parte del Consiglio dell'Unione Italiana Ciechi di Ancona. Ancona c'è un bellissimo museo tattile che si chiama Museo Homero, forse il più grande al mondo di questo tipo, nonché fanno delle cose tipo le cene al buio. Perciò ci è venuta in mente l'idea di fare un evento in cui ci fossero sia sessioni, ma anche esperienze sensoriali, come appunto la visita tattile al museo e la cena al buio. Tante, diciamo, esperienze piuttosto forti, ma anche al tempo stesso divertenti. Quindi 4 anni fa abbiamo dato via questa iniziativa e ci siamo accorti che nel mondo c'è proprio una giornata mondiale di consapevolezza su questi argomenti che si chiama Global Accessibility Awareness Day. Perciò ci siamo un po' agganciati a questo filone e siamo diventati, diciamo, l'evento più importante in Italia in questa occasione. Quest'anno dovevamo farlo a Milano a maggio, cioè ci stavamo lavorando dallo scorso ottobre, È andata come purtroppo è andata. andata come è andata. Abbiamo fortemente spinto comunque per farlo lo stesso, soprattutto in un momento in cui proprio le tecnologie digitali, da un lato, finalmente erano comprese da tutti, perlomeno nei primi tempi sembrava che tutti capissero che social servivano per mettere in contatto la gente e non per scannarsi tra le persone. E al tempo stesso, finalmente anche la didattica ha avuto il suo momento con la didattica online e quindi si è vista l'importanza delle tecnologie. Si rischiava però di lasciar fuori delle persone. Perciò abbiamo fatto lo stesso l'evento, è stato un successo clamoroso. Eravamo abituati ad avere un centinaio di persone, abbiamo avuto 800 iscritti,
con oltre 70 speaker, è stata una faticaccia enorme. E il tutto, non l'ho detto prima, ma tutta la gestione della regia dello streaming, quattro track in parallelo, è stata gestita da una persona ipovedente che ha potuto farlo grazie agli strumenti accessibili. Grazie Stefano per tutto il lavoro che fate, ringrazio anche tutto lo staff delle Accessibility Days perché siete veramente un orgoglio nazionale. Ma guarda, io alla fine sono un community manager che cerca di unire i vari puntini e qua il frutto di, cioè diciamo tutto il materiale di questa sessione viene dalle esperienze e dalle sessioni che hanno fatto i nostri speaker, quindi ho rubato a tutti quanti, c'è pochissimo di mio. Tantissima cosa. Allora, ho due domande, perciò vorrei partire. Sì. Allora, la prima da Marvi ci chiede: se hai consigli su come essere accessibili sui social, come ad esempio Instagram. Lei, per esempio, usa un'accortezza, cioè quella di inserire le didascalie scritte nelle sue stories, così che anche chi non sente possa seguirle. Hai qualche consiglio da dare in tal senso? Sì, allora il consiglio principale è quello di seguire la sessione di Michele Landolfo, di cui parlavo prima, perché proprio entra nello specifico di tutti i social, compreso Instagram. Ottimo. Quindi quello è il modo migliore. Puoi mettere anche qualche riferimento poi nella chat, così è più semplice per chi... Assolutamente. Perfetto, magari quando... Stavo cercando appunto di farlo, ma un attimo mi ha cambiato, mi si è spostato lo schermo, non so dove sono finito. Ok. Ok, e dicevo, nel particolare delle stories, perlomeno a maggio, non risultavano particolarmente accessibili. Non so se ci sono state delle evoluzioni, possiamo chiedere a Michele. E quindi questo era il punto. Non so se c'era qualcos'altro a cui non ho risposto. Sì, no, questa l'abbiamo risposta. Ti faccio un'altra. Ciao Stefano, da parte di Alessandro Tozzi. Prima hai parlato di accessibilità delle donne in community informatiche. Grandissimo tema. No, in realtà, grandissimo tema. Qui non era tanto l'accessibilità, ma l'inclusività delle donne. Sì. Quindi è un po' ecco quell'altra faccia della stessa medaglia, accessibilità e inclusione. Se hai qualche consiglio al volo da dare a Alessandro. Allora, consigli no, purtroppo un'esperienza che però diciamo non è, se vuoi, la nostra esperienza purtroppo non è stata il massimo, troppo felice, ma magari insegna qualcosa, se volete la condivido, nel senso che noi come Dev Marche avevamo cercato, la community di sviluppatori che abbiamo lì nelle Marche, avevamo cercato di fare delle iniziative per coinvolgere le ragazze. Abbiamo bravissime persone che si occupano di sviluppo software, il problema è che erano tutte straimpegnate, proprio perché erano bravissime. E quindi non siamo riusciti a fare più di tanto di quello che avremmo voluto. Lato accessibilità, invece, nel momento in cui abbiamo coinvolto la community appunto di persone con disabilità, abbiamo trovato un entusiasmo che veramente bisogna tirare il freno a mano perché non riesci a star dietro a tutto quello che ti arrivano come proposte. Quindi purtroppo non sono la persona giusta a cui chiedere del discorso dell'inclusività. Guarda, sicuramente voi Mara ne avete molte di più di esperienze positive. Consiglio Alessandro di andarsi, ovviamente ne possiamo parlare, ma consiglio Alessandro di andarsi a vedere i nostri video delle scorse edizioni dell'ICM Summit, dove più volte abbiamo trattato questo tema e esatto. Ci sono delle liste di consigli, case study, magari ve le metto adesso nella chat. Se volete ho una piccola idea personale secondo cui dobbiamo spingere molto sui coder dojo per formare direttamente la prossima generazione di donne. Assolutamente. Proprio perché tipo da DevMark ne avevamo talmente poche che non riuscivano a fare massa critica. Perciò una mia idea personale è quella di spingere molto sui coder dojo. Assolutamente sì. Allora, io Stefano ti ringrazio.